Ciao a tutti, benvenuti alla lezione di napoletano, non ricordo il numero. Oggi parleremo di alcuni avverbi di luogo, ma anche di altro. Ad esempio, la prima frase che ci insegnano in inglese è "The pen is on the table", mentre in napoletano si dice "A pen sta ngoppu tavolo", oppure "A pen sta sotto tavolo", ovvero "Goppo è sopra, la penna è sul tavolo, e a sotto è sotto, a pen sta sotto tavolo". Poi possiamo dire "Torna dentro", "tornarind", quindi per dire dentro è "arind", oppure "vai fuori", "va a vie foro", oppure "va fora". Poi questo dipende anche da alcune pronunce diverse, ma è uguale. Oppure possiamo dire "dietro", che si dice "areta", oppure "Matteo è davanti a me", "Matteo sta innanzi a me", oppure "Matteo sta di fianco a me", "Matteo sta a fianco a me", oppure "togliti di torno, lievita attorno a me", quindi intorno è "attorno". Per dire su, "a cop", per dire giù è "a sot", poi "io devo andare là", "ia già il là", con due L, oppure io devo andare di lì, come diciamo in perugino, come dite in perugino, "ia già i a là". Poi possiamo dire io sto qua, istung ka, oppure possiamo dire io sto qua giù, istung ka bash, oppure io sto qua su, istung a kangop, istung kangop, o con la davanti è uguale. Penso che le cose principali siano state dette, quindi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!